decreto sindacale numero 22 del giorno 28 giugno ho nominato i componenti della giunta comunale, tra cui il vice sindaco e le persone di seguito indicate, con l'attribuzione delle competenze che deciderò adesso per ognuno di loro. Ritengo che queste figure, con le relative competenze professionali ed esperienze, possano essere i collaboratori adeguati per realizzare i punti programmatici. Ho preferito presentare la giunta comunale prima al consiglio comunale e poi allo Stato. Infatti abbiamo organizzato una conferenza stampa per domani mattina alle 9:30 nella sala giunta della sede comunale. Per il rispetto che nutro e che vorrei fosse caratteristica significativa di questa consigliatura nei riguardi dell'istituzione del consiglio comunale. Procedo con la lettura dei nomi. Lorenzo Buzzi, nato a San Giovanni Valdarno il 23 ottobre 1958, assessore ambiente, efficientamento del genere, personale organizzazione dell'ente, semplificazione amministrativa, servizi esternalizzati, protezione civile, polizia municipale, nella qualità di vice sindaco. Francesco Pellegrini, nato a Montevarchi il 26 giugno 1983, assessore a lavori pubblici ed infrastrutture, pianificazione strategica, rigenerazione urbana, innovazione tecnologica, sistema della viabilità e della mobilità, edilizia scolastica, centro storico, manutenzione e demolizione urbana. Nadia Carrivieri, nata a Caprile il 16 aprile 1962, assessore a istruzione, formazione, politiche sociali, welfare, sport, inclusione, coesione sociale, partecipazione e cittadinanza attiva, diritti e pari opportunità. Fabio Franchi, nato a Montevarchi il 21 novembre 1977, assessore a culture e attività culturali, beni culturali e museali, politiche giovanili, promozione e valorizzazione del territorio, turismo, eventi, relazioni internazionali e genetiche, comunicazione. Paolo Romei, nato a Montevarchi il 12 gennaio 1962, assessore a bilancio, finanze, patrimonio, partecipati, riservando a me stessa le seguenti materie: programmazione, opere strategiche, sanità, sviluppo economico, commercio e attività produttive, politiche per la casa, sicurezza urbana, affari generali, reperimento risorse e contributi.